Siamo alla fine del secondo millennio e abbiamo scovato il sindaco mentre festeggia con gli anziani del paese Bisenti, nella fattispecie tutto rientra nella bontà natalizia, ma Bisenti per queste cose va un po' oltre perché non dimentica nemmeno nell'arco dell'anno le persone anziane, i bisognosi e quant'altri tengono a questo paese, ed è così che il sindaco si è prodigato per dare a questi anziani una giornata particolare. Ecco, gli chiediamo com'è nata questa tua decisione di essere presente a questo banchetto. Mi sembra che sia un dovere essere presenti in una festa per anziani. È il secondo anno che noi facciamo questa manifestazione. L'anno scorso l'abbiamo fatto di sera, abbiamo avuto delle lamentele da parte degli anziani perché di sera hanno dei problemi, per cui quest'anno abbiamo pensato di farlo a pranzo, ed è un piacere stare con loro, vederli ballare, vederli mangiare, e che ti ringraziano per la mangiata che si è offerta, cioè che penso sia una cosa normale, naturale, è loro che sono così contenti e ti ringrazio. Quindi per un sindaco penso sia un dovere essere presente e ringraziare loro per la presenza che ci hanno accordato. Il sindaco De Febis è un sindaco a cavallo tra i due millenni, chiude il vecchio ed apre il nuovo. E a lui vorremmo chiedere qualcosa in merito a questo paese ormai quasi in disuso. Ecco, cosa si prospetta, cosa l'amministrazione ha in mente per migliorare le sorti di questo paese? In mente ha tante cose, non so se riuscirà a portare avanti tutto. Il problema maggiore, che era il lavoro, l'abbiamo cominciato ad affrontare già appena insediati con la realizzazione del capannone del comune, e questo primo insediamento, che già si è insediato, anche se, come dicono in molti, è un insediamento che dà lavoro soltanto a un paio di persone. Certamente ci vuole tempo, però piano piano io penso che le prospettive che l'imprenditore ha dato a noi amministratori saranno rispettate, quindi le 10 unità sicuramente verranno raggiunte, non penso nel corso del 2000, però nel 2001 sicuramente. È una cosa che certamente non ha una rapidità e un consolidamento in breve tempo. Si prospetta anche il fatto che possa lasciare l'attuale capannone che noi abbiamo dato in comodato, e che si realizzi il capannone da solo. Noi siamo stati a cavallo, prima di Natale siamo stati al nord, a Varese, per incontrare un altro imprenditore. Sembrerebbe che sia intenzionato anche lui ad aprire un'attività qua. Lui ha detto che molto probabilmente vorrà provare per 2 o 3 mesi per vedere se quell'attività che vuole realizzare qua può mantenersi da solo. Se questo sarà possibile, il fatturato sarà quello che loro ritengono, molto probabilmente si trasferirà e farà un capannone, non lo so. Lui ha detto che vorrà dei terreni per 4.000 metri, anche se all'inizio ne realizzerà soltanto 2.000. Noi ci auguriamo che questo possa avvenire, anche perché siamo in contatti telefonici, ci ha telefonato lui, non ci ha trovato, e stiamo chiamando noi, ma purtroppo non riusciamo a metterci in contatto. Esistono anche altre possibilità che sinceramente hanno una valenza molto superiore. Speriamo che anche queste altre, forse nei primi giorni del 2000, molto probabilmente dovremmo partire e tornare su al nord per incontrare altri imprenditori. Speriamo che ci diano i frutti sperati. Anche perché stiamo vivendo un periodo molto molto nero, crisi all'orizzonte nerissimo, anche perché la fabbrica credo sta per chiudere, per cui ha messo in mobilità credo 30-40 madri di famiglia, e tu sai bene quanto può essere importante uno stipendio, anche se poco. Sì, anche se con la mobilità dobbiamo dire che i nostri attuali imprenditori hanno voluto garantire almeno per 2 anni o 36 mesi, quello che sarà, un piccolo stipendio a queste madri, con la speranza che certamente nel passare di questi 2 anni questa crisi che attanaglia purtroppo tutto il Fason a livello nazionale abbia un momento di ripresa e possa permettere poi l'impiego di una nuova occupazione, senza perdere d'occhio però che
potrebbe essere creato un altro indotto, nel senso che se queste donne, queste madri di famiglia che attualmente si trovano in un periodo di crisi o di problemi, si mettono insieme e utilizzando anche dei locali propri al di sotto delle case con 3 o 4 macchine riescono a fare una produzione che poi può essere commercializzata, io penso che si possa creare un indotto che porti del lavoro e un altro modo di lavorare e possa portare non disoccupazione ma a incrementare l'occupazione. Quale augurio si sente di fare a tutta la popolazione di Bisenti, ecco, per il nuovo millennio che sta per arrivare? Questa è una mia speranza, ma penso che rimarrà come una speranza. Io auguro a tutti un felice nuovo millennio, un prospero 2000 e che tutto quello che c'è a Bisenti, cioè la credine, la maldicenza, possa finire in un batter d'occhio, ma sarà una cosa che secondo me è solo da auspicarsi, ma non da sperarci. Ringraziamo il sindaco. Abbiamo con noi anche il sindaco di Montefino. Montefino, paese in continuo sviluppo. Fortunatamente. Ecco, cosa prospetta lei, oltre a Montefino, per gli abitanti di Montefino, per gli abitanti della vallata del Fino che non hanno avuto altrettanta fortuna? Beh, diciamo che noi stiamo vivendo una situazione favorevole, anche dettata da situazioni, da circostanze, ma anche dal lavoro fatto in precedenza, del lavoro che stiamo attualmente facendo. È chiaro che ormai non si può più ragionare in termini soltanto di Montefino come entità a sé stante, dobbiamo cominciare a ragionare in termini di vallata. Stiamo lavorando con gli altri amici della vallata, gli altri sindaci, per raccordarci sempre di più in termini di collaborazione, servizi e di utilizzazione delle risorse. Questo io penso che a medio e lungo termine comporterà anche dei benefici un po' per tutti gli abitanti della vallata. Ormai non ragionare in questi termini significa non capire in che senso va la politica, l'amministrazione e la realtà del nostro territorio. Il sindaco di Castiglione e il sindaco di Castirendi hanno prospettato il rientro alla grande di un vecchio politico. Poi il sindaco ha quasi mormorato il nome, Rocco Salini. A lei che effetto fa? Beh, a me fa venire un po' i brividi, no? Dico, perché io ero anche, diciamo, più piccolino quando lui era, insomma, un personaggio di rilievo a livello di politica regionale e nazionale. Io ho una personale, peraltro, amicizia e quindi